Questo programma è offerto da Centro Servizi RAR, una struttura in sinergica collaborazione con CAF Italia SRL e il patronato EPAS. Attraverso il CAF Italia ottemperiamo alle richieste di natura fiscale come compilazione del modello 730, compilazione del modello unico persone fisiche, RED, ISEE, successioni, contratti di locazione, misure catastali e tanto altro ancora. Attraverso il patronato EPAS aiutiamo i nostri assistiti ad ottenere prestazioni di carattere previdenziale come pensioni, disoccupazione, assegni familiari, maternità, permessi di soggiorno, infortuni e tanto altro. Ci trovi in piazza Mazzini numero 30, Lamezia Terme, telefono 0968 40 77 61. Acqua vita sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi acqua vita sana. Autonoleggio, vai in vacanza con Avis Budget Group. PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group, Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Degno a capo tenghi tenghi, mamma ma. Scusate, permettete, non so, vabbè, ancora non è aperta la nostra. Cosa, va bene, ancora ci hai detto un rapere, no? Sì, vabbè, no, sto guardando qua perché giustamente questo è una cosa che l'ho detto. Temo ci mentemo. Mi sentono belle all'orecchio. Lo deve parlare tu, noi. Mucciumentemo. bisogna. Mamma come barre l'ovio, guarda, parola da una poscena con ti volesti bene. Robbe, ciao Robby! Te l'hai preso? Sì, però non ci vedrà nessuno. Non ce l'hai, sì, se non ti preoccupi. Cioè, L'ha preso! L'ha preso, però. L'ha preso. Ok. Sabato. Salve. Sabato. Oggi sabato 20. Perché vedi guardare. Ma come c'è scritto dove? Oi, guarda, 20, sì, c'è scritto Rand. Oi, 27. Sì, ma c'è scritto Rand. Ma io pensavo che era qua. Certe volte è scritto qua. Buongiorno, oggi 27, 27 luglio. 27, 7, 2019. Dicete voi 27, 7, che 27, 7 è il mese. È il mese. Ma come sei intelligente? Fra 7 giorni siamo primo 8. Primo 8. Che cretino, ma come sei chiaro? Esaustivo. C'è un buccamo in tua bocca. C'è un buccamo in tua bocca. C'è un buccamo in tua bocca. Buccare in tua capo si può. Vabbè, allora. Mannaggia dei moschi stamattina. Che te? I moschi. Mi sono messo un profumo. Compa, stamattina. Non posso farti la battuta perché sarebbe cattiva, cattiva, cattiva. Mi sono cattiva. Messo un profumo stamattina. Cattiva, perché... cattiva, cattiva, visto che hai toccato fatto dalla musca. La musca. È cattiva, cattiva. Tony, e non la posso dire perché sarebbe. Tu mi devi dire. Offensivo. Al mangiare, se fai qualcosa al mangiare, cosa tu nasegli? In dialetto, nasegli, bambini, nasegli. Allora, voce del verbo nasiare, che significa? Nasiare, diciamo tu, nasegli e non te la mangi una cosa. Ecco, quando una cosa nasegli, che cazzo vuol dire? Ci vuoi spiegare ai telespettatori? Tu stai vedendo una cosa che nasegli? Allora, chi lì Bolzano? Sam, da Toronto, ci vuol dire che vuol dire nasiare? Nasiare vuol dire... Sai, scordato, no? Una sia. Tu nasegli, è una cosa brutta, no? E com'è? Io nasio. Voi nasiate. E voi nasiate. Essi nasiano. Ecco, la stessa cosa. Tu nasigli. Cominciamo da facere un dai culo stamattina. Ma sai che vuol dire? Mi ha detto una cosa, non mi hai dato una risposta. Che cosa? Dimmi. A te si trova qualcosa al mangiare.
che non ti piace, cioè, mamma mia, no? Ma se io da voi voglio questa pasta. Ma ti chiedo scusa. Io ti dico una... Hai detto, vabbè, però non dimenticare che la nostra prima, il primo impatto con i nostri telespettatori è alle 14.10, cioè proprio nel momento in cui stanno mangiando. Se non cominciamo a dire, si cenno lì, capillo, mi viene l'uomo, si cenna musca, mi viene l'uomo. Andi a mangiare. Io non la sio la mosca. Quello che mi va è a caccia, ma se c'è una petruzza, non la voglio più. Ma la petruzza non è che lei. Una petruzza, mo. Lui mi va la bocca, caparosico. La mia mamma mi sono tutti i capi. Quindi tu accetti tutto. Però pielo da dei capelli. Sì, quindi. Non mi interessa. Ah, non ti interessa. Mamma la mia, fai schifo. Vabbè, comunque. Siamo sul Corso Nomistrano, il salotto della città. Della città. Così si diceva un tempo, poi hanno deciso di fare, dall'altra banda, no, hanno deciso di fare quella specie di isola pedonale, bello, con le palme, alberi che non appartengono sicuramente alla nostra tradizione. Sarebbe stato molto più opportuno mettere per esempio la pianta d'olivo, o altre piante che sono autoctone, fanno parte autoctone. Autocriche, che vuol dire autocriche? Come? Autocriche. Ah? Autocriche. Autoctine. Come? Autocriche. Autocriche. Autoctono. Del posto. Del posto. Hai capito? Del posto, della tradizione, eccetera. Va bene. Allora. Intanto stamattina siamo usciti con il cielo coperto, adesso si sta allargando, buono. Allargando, bello, cioè, sì, ma così alla mattina c'è qualche nuvola fantuziana, ma ci lasciamo perdere. Ci allora lasciamo perdere. Carissimo comare Vincenzo, salutiamo la nostra città. Hai qualche saluto da fare particolare? Qualche amico, qualche compagno, l'anima dei morti, guarda. Stamattina. Salutare la tua volta a Domenico. No, no, è Domenico qua, Domenico. Non è possibile. Momentumo sempre a Domenico. Ormai con Domenico si sta. Come si dice? In una volta che era mai. Si sta instaurando un feeling. Si sta instaurando un feeling. Si sta storiando un film in sé. Un freak da lì in me, mentre la diciamo da quasi 50 anni dietro. Ah, 50 anni dietro. E si sta cominciando di nuovo. Stiamo tornando. Altra volta giovane utile, no bambini. Perché bambini. Giovane utile. 13, 14 anni, 15 anni. E questa è una cosa che fa piacere. Vuol dire che c'è quell'amicizia che dura una vita. Noi quando ce ne andiamo lì, Attenzione. Noi a chi ti riferisci? A te? Mia, noi. Quando ce ne andiamo? A te, cazzi tua, dico, guarda da fare tu. Ce ne andiamo lì, io sono sicuro che lì facciamo una cosa, passiamo altri 60-70 anni insieme. Là? Là, sicuro. Non dimenticate che Albino è reduce anche da... È stato sempre convinto, anzi no, certo, dell'uscita a mezzanotte, tutti dei defunti. Tutti? Dei defunti. Là c'è uno spettacolo. Al cimitero? C'è uno spettacolo. Spettacolo. E poi che succede? No, c'è uno spettacolo perché ognuno, diciamo, chi gioca le carte, chi gioca le bocce, chi suona, chi canta, chi ma balla. C'è pure qualcuno che piange. E che cazzo, finalmente al cimitero! C'è qualcuno che piange pure, no? Abbiamo trovato uno che piange al cimitero. La vita è qua. Là è una cosa... Quindi è una città viva. Viva, una città viva che non si fanno vedere da nessuno. Quindi praticamente il cimitero è una città viva dove c'è un fermento. Un fermento. Chi gioca a carte, chi festeggia, chi fa, c'è qualcuno che piange. Certo. C'è qualcuno che sorride. Certo che sorride. Sorride. C'è qualcuno che fa l'amore. Quella è la cosa principale. È la cosa principale, tra cadaveri va a immaginare. Là la fanno quasi tutte le notti. Ah, tutte le notti lo fanno. Sei un necrofilo. È vero, Don Eric. Sei un necrofilo. Ma non credete, è la verità. È la verità, guardate qua. No, Donino è una persona intelligente, no? Mi dice, ma che cagno con? Donino crede pure.
altro. No, pillarmi dalla Madonna, non mi mettere in bocca cose che io... No, io sto ascoltando con interesse quello che... Perché è l'anima, Tonino, eh? È l'anima che si ricoglie. È l'anima, non la persona. L'anima dei mortacci, eh? È l'anima che gira, capito? Che gira, guarda, se ti senti... Per questo tu non li vedi. Se ti senti il vescovo, no? io mi auguro... Questa domanda gliela faccio. Sì, io mi auguro che padre Giuseppe ti perdoni e ti assolva per tutta questa giornata. No, io dico che... Ah, tu devi andare a un cimitero, non hai il club lui, ma per cortesia. Padre Giuseppe, sono sicuro che è d'accordo con me. Ha ragione Albino, perché noi, sì, il corpo se ne va, però l'anima resta. L'anima resta, vola. Come noi chiudiamo gli occhi, che se fermi il cuore schiccia l'anima fuori. Schiccia l'anima di mortacci, ma guarda che è così, guarda che è così, pure glielo dico al mio amico qua. Allora, intanto qualcuno si domanderà, ma chi su sti cosi qua? Ecco qua. Noi non facciamo pubblicità, no, ovviamente. Non facciamo pubblicità. Però perché... c'è questo settimanale, di più che d'estate. D'estate viene, no, è un giornale, sapete, di gossip, notizie piuttosto allegre, eccetera, che interessano una buona fetta di popolazione. Poi ci sono molti, soprattutto le donne, che amano leggere, no? Bellissimo. Questo. E qua stamattina abbiamo trovato questo, diciamo, questo. Di più, questo di più. Ah, di più. Questo, abbiamo trovato questo di più con... 730.000 copie. Sì, sono state preparate. Ma perché c'è un regalo, un cadeau? Un cadeau, c'è un cadeau. Dicete che è questo cadeau? Un cadeau dell'orologio. Che cazzo è questo cadeau? Il cadeau. Lo dice, guarda, un'estate entusiasmante. Dimmi come hai saputo dire, Tony. Sì, sì, ripetendo. Un'estate entusiasmante. E gli pare che si affuga. Sì, perché e c'è il regalo, dato che Albino poi è un... Patito. No, un patito. Cioè chi sta accanto orologi, macchinici, accendina, pizzicabbi, sigomme, babbarie, e non patito. E allora ecco che io, in qualità, è vero, di direttore responsabile, ho sentito, ho avvertito il bisogno di fargli un regalo. Grazie, grazie, direttore. Grazie, grazie, grazie. Ha fatto un regalo a me e al mio editore, futuro compare. Si è ricordato stamattina, cazzo. Bello. Allora, lui ha scelto il cinturino rosso. Il direttore, l'editore invece è una cosa perché molto... Perché c'ha la faccia del colore blu. C'è la faccia. C'ha la faccia del colore blu. Ma come cazzo mi ha? Predilige. Io sono io rosso. Sì, ma lui predilige. Previlige. Come? Previlige. Previlige. E c'è il colore verde, rosso e azzurro. Il verde, diciamo, il verde è piuttosto... Verde speranza. È più... No, no, la stessa sarà Gianni Speranza, Pillane ma della Madonna, lo salutiamo affettuosamente. Ieri l'ho incontrato. L'altro ieri l'ho incontrato, com'è? Ma come sei tutti? E chi ci vuole? Domenico. L'amico Domenico li ha adagiati su una sedia, giustamente Albino. Traduco per quelli che vivono fuori dall'Italia. Ma come sei tutti? C'è rubare. Qualcuno che fa il gratto, è vero. Allora. Signor Tonino, prima di cominciare, ancora... lo dite voi. No, meglio me lo dite voi. Guarda, bellissimo. Trattandosi... Comunque salutiamo i maestri prima di tutto e tutti i bambini, le salutiamo. Allora, buongiorno. Allora, trattandosi di cose estremamente serie, e dobbiamo dirlo in maniera seria, se mi permetti, sempre dietro il tuo permesso, ci mancherebbe. Dio, lo vorrei dire io. No, no, ma io l'ho detto già ieri prima, perché così ci trase nell'orecchio più bello, più facile, adesso parlo io. Ci sta anche una parola. Allora, che sta come ha detto Albino, giustamente, salutiamo le maestre, i maestri, se ci sono, e soprattutto i bambini e le famiglie. Stiamo parlando della prossima apertura
di una scuola dell'infanzia che si chiama La Sirenetta. Vedete qua? È una scuola dell'infanzia che trovate in via Marconi, per chi non lo sapesse ancora è la strada che congiunge il comune di Nicastro al comune di San Biase, e nei vari dépliant, nelle notizie che è andata a pescare, ci sono anche info, iscrizioni, ci sono dei numeri telefonici a cui potete attingere. Per qua mi dice Teresa, penso sia una delle responsabili, sì. 340, prendete nota, Teresa, 340 93 20 181. Poi c'è Maria, che pure non è la maestra, 333 16 87 260. Quindi prendete nota, sono le due persone a cui vi dovete rivolgere per avere, voglio dire, notizie su come iscriversi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi ricordo La Sirenetta, La Sirenetta, quando si aprono scuole per l'infanzia ci si apre il cuore, perché le scuole per l'infanzia, no, è una cosa bella. Pullano di bambini, cose, 4 mesi, 5 mesi. No, un desagerato, sì, è un desagerato. Perché ci sono mesi. Mamme che lavorano. Sì, ho capito, ma non credo che 4 mesi. Bambini che sono ancora nella culletta. Non lo so. Se l'ho visti io. Li hai visti tu? Sì. A fiducia, li hai visti tu? A fiducia. Grazie, Torino. Va bene. Grazie. Allora, io non ho aperto questa qua, questa che è una notizia, che in un certo senso diciamo un po' ha sconvolto la popolazione, perché sono cose di una delicatezza unica. Che c'è scritto? Niente, il mercato nero dei medicinali rubati. Ma dove siamo arrivati? Pure i medicinali a roba. Cazzo. Ma cosa hai pazzi? E ti posso dire una cosa. E poi guarda come c'è scritto qua, Tony. Ai domiciliari due magazziniere e un corriere sequestrata una farmacia. E domiciliare. Mamma, non dico niente. Non dico niente, perché mi viene solo ubicato l'aiutante. Vedi qua. Il mio direttore. Vedi? Leggi qua. Scusami, Avrebbe trafugato. Che vuol dire trafugato? Girato dentro. Guarda, ha rubato. Ha rubato. Vai. Trafugato medicinale, in gran parte Viagra, puro Viagra. E vabbè, diciamo, è Viagra, va, non fa niente. Io non ho bisogno. E ora voglio. Viagra, pure Viagra ti piglio per me. Ancora i 60 anni ti vieni. Con Viagra, guarda, con Viagra è già due gol che dura. Scusa, ma da ti posso dire una cosa. Albino, ti prego, io ho voluto prendere, le pillole di Viagra. Questo è pericoloso, non ci può neanche non si ti ferma il cuore. No, per queste cose non le voglio io. Per mostrare la confezione, sì, la confezione. Ai nostri telespettatori. Oddio, signori miei, dietro prescrizione medica si possono prendere questa famosa pillola, di che colore è? E non lo so, ma che cosa, verde, bianca, come? Bianca. No, a me sì, un usaccio, un immapiato. Blu. Sì. Ma te a satare che sei? Questa dura che non finisce mai. Quando può arrivare anche in un momento, dopo un'altra volta, via. Stai calmo, fatti un po' più indietro. Sì. Fai adesso, spostati leggermente questa gamba là. Fai vedere. Fai vedere l'effetto che fa il Viagra a te. No, a me no, il Viagra non mi deja fare. È così. Vede qua. Ecco. Si cisa la gamba. Ecco. E così si alza.
Esaca, un'altra volta, ad Alpino, con il Viagra, si cisa la gamba. sono cose che succedono. Quando si biacchissa, ci vede una veramente sotto... Inizia due gambe, non una. La gamba destra e la gamba sinistra. Non facciamo allusioni. Guarda, a parte le scherze. No, fammi parlare. Queste qua le prendono uomini che sono un po', diciamo, impotenti. Impotente, assolutamente. Diciamo che più che impotente, poco impotente. Si dice disfunzione erettile. Elettrica. Com'è? Elettrite. Disfunzione erettile. Erettile. Quando c'è una disfunzione erettile, uno può utilizzare il Viagra o altre o altri prodotti simili. Ma perché hanno fatto queste cose? Perché? Ma che ragionamento! Ma qua mi è originale, la vita sessuale deve essere originale e basta. Che detto te catei. Va bene, comunque se, attenzione che questi qua vengono utilizzati per altre patologie. Tony, ma fanno male. No. Assolutamente, ma questo fanno bene, voglio dire, questi qua sono molto. Fanno effetto per altre patologie molto serie. Ah. No, stavamo parlando del Viagra, no? Perché li hanno. No, Mauri, scusami, ti chiedo perdono. C'è stato un furto. Guarda, ti chiedo scusa. Il mercato dei medicinali rubati hanno praticamente trafugato soprattutto Viagra. Infatti l'operazione l'hanno chiamata Blue Express. Allora avete caro mio, avete riconosciuto certamente il mitico, il mitico maestro. Questo qua è una persona che io adoro, che gli voglio bene da sempre, perché è un talento che noi lametini dovremmo, come posso dire, quasi dimenticare, dai. Non dire cazzo. Come sta girando la questione là? Tu ti sei interessato con la tua associazione, la vostra associazione là al Parco Mazzoliano? Ma non si vede però. Stanno riuscendo i signori dell'ufficio tecnico ad ottenere il risultato. Chi è che l'ha offerto? Ovvero che i ponti crollano. Perché l'abbandono è stato totale, prolungato. Questo è il caffè? Sì. L'hanno offerto. Un buon caffè? No, l'ho preso adesso. L'ho preso. Ah, offerto. Ah, vedi, ha raccontato, ma hai chiuso. Hai chiuso? Lo prendo lo zucchero. No, volevo dire, tu puoi inquadrare il maestro quando parla, ti chiedo scusa. Ah, volevo dire che quello che sta dicendo Maurizio è di una... gravità inaudita. Ma è sotto gli occhi di tutti. Sì, intanto io abito anche praticamente a 50 metri dal Parco Mastroianni. Ringrazio, a tal proposito voglio ringraziare la Malgrado Tutto, che ha fatto un bel lavoro di pulizia nella zona proprio adiacente alle scuole. Sono gli unici che... Sì, ma non c'è dubbio. Mi hanno fermato alcune donne, soprattutto quelle che portano il cagnolino a spasso nel parco. Hanno paura perché stanno trovando un sacco di bottiglie frantumate, rotte. Ed è pericoloso. Quindi qualche loro cane si è addirittura ferito alle zampette e hanno paura. È al buio, è nel buio più totale. Cari dirigenti, caro dottor Alecci, cosa le devo dire? Ho capito, lei avrà mille problemi. Però sti cazzi di dirigenti, voglio dire, no? Cosa bisogna fare per mettere mano? Dobbiamo aspettare ovviamente le elezioni, la nuova amministrazione, cosa? Perché il Parco Mastroianni, che per quanto mi riguarda, da un punto di vista, come si può dire, estetico, scenografico, cose, forse è il più bello parco. Sì, ma è intanto il polmone della città. Bellissimo. Poi queste due strutture, questi due ponti sono estremamente funzionali. Tony, guarda che la gente veramente sono, come dire, benefici che si sono venuti a creare costruendo quel parco. Benefici che sono venuti meno. Sono venuti bene ed erano diventati indispensabili, soprattutto per gli anziani che si muovono.
Guardate che si passa da una zona all'altra in due minuti. In due minuti, ma soprattutto perché collega l'ufficio postale, quindi tutti i servizi di cui hanno bisogno gli anziani, per le pensioni, per chiaramente contesto e punto l'indice contro quelle teste di cazzo che all'epoca con le moto, no, motocross, facevano andata e ritorno. Però, guarda, su quei ponti. Toni, posso dire una cosa? Che bottiglie, spazzatura, defezione dei cani, tutte queste cose, sono problemi perfino secondari alla responsabilità grossa che il comune ha a voler distruggere, portare alla distruzione questi due ponti senza muovere un dito. Là quei ponti hanno bisogno solo della manutenzione ordinaria, perché la prima che ha fatto, la prima e la seconda volta, per l'importo modico di 48.000 euro tra le due volte, le prove di carico. Questi ponti dal punto di vista statico sono perfettamente solidi, sono assolutamente... Quindi fruibili? Fruibili purché si faccia la manutenzione ordinaria, cioè la sostituzione di alcuni piccoli interventi. Però ormai è chiaro che l'obiettivo invece dell'ufficio tecnico, di alcuni, non mica sto dicendo di tutti, è che questi ponti invece arrivino ad un tale grado di autodistruzione che poi bisognerà abbatterli e farli in cemento come si ventila già da tanto tempo. E questa è cemento una... sarebbe un omicidio. Uno omicidio. Sì, però è l'intenzione evidente che c'è, perché abbiamo fatto la richiesta degli accessi agli atti due volte, dottore, e tu sei stato un uomo dello Stato, voglio dire un pubblico ufficiale, per cui sai benissimo che non riconoscerti questo diritto di accedere agli atti si va nel penale. Però comunque l'ufficio tecnico, e il dottore Lecce è stato muto in tutto questo, ce l'ha negato la prima e la seconda volta. Attenzione, guardate qua che l'amarezza, Maurizio è un artista, Maurizio è un artista, Maurizio non ha bisogno di farci pubblicità gratuita eccetera, Maurizio ama quel posto, abita da quelle parti come abito io da quelle parti, e con questa associazione di cui fa parte si stanno battendo, no, cercando di attirare l'attenzione di chi di dovere per intervenire su cose molto importanti, soprattutto sui due ponti in legno molto belli che si sposano con la natura, si sposano in quel contesto, no, sotto ogni e qualsivoglia profilo. Fare i ponti di cemento sarebbe un omicidio da un punto di vista architettonico, ambientale eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia che andremo con Giovanni un giorno o l'altro, li andremo di nuovo a farveli vedere questi scempi. Allora vabbè, picchisto come dire, picchisto come ci vuole questo un tina campana, due parole su due, tu dici che hai sbaglio, Tony. Non lo so. Credo di no, guarda. Vai. Andiamo al pensiero del giorno stamattina, che dice due parole soltanto sono. Sì, sì, quello che sembra. Chi ne ha detto? Les Corol. Già mi pare. Lewis Carroll. Ah, Lewis. E perché c'è lei Lewis? Lewis Carroll. Carroll. Ha sentito lei, Carroll. Che l'errore. E lasciaci uscire, rolla. Va bene, No, però il pensiero che io ho detto buono, mettendo due parole solo. Allora, sì. Sì, quello, chi è? Sì, quello che sembri. Quello che sembri. Che vuol dire? Sì, che sei. E basta. Non è che deve poi essere... Cerca di essere quello che sei. Che sei, sì. Non ho capito. No, pigliare la Madonna! Stiamo esaurendo, grazie, ci stanno offrendo un altro, l'ennesimo caffè. Vogliamo un latte di mandorlo. Grazie.
accetta mai. Parolo, però, signor direttore, no, ma io dico no, che no, non accetta, non merita. No, no, un levite, un levite di dire un accettate mai mia, perché no, sennò mi fate sentire male. No, ma ogni tanto è una cosa fresca, è vero. E lo prendiamo. Guardate, dopo, ce la prendiamo dopo. Proprio per. E ve lo parlo adesso. Vi ringrazio. Grazie, vi ringrazio davvero, siete gentilissimi, squisito. Grazie, grazie, grazie davvero, grazie davvero. No, 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 per l'amore di Dio, ci ha fatto piacere. Certe volte io dico. Chi è questo signore? È una persona. Chi è? Chi è? È una persona, chi è? Boh, non lo so. E allora che parla fa? È lo zio del tuo compare. Però Tony, dico una cosa io, tu hai ragione, mi dice è un briaco, troppo offerto, però quando una persona sincera come è stato lo zio di Giovanni, lo zio di Giovanni che l'ha offerto qua, che ti ha detto non mi piace mai niente quando vi offro io, no, tu ci hai detto per l'amor di Dio, però chi non accetta non merita. Ho capito, ho capito, però tu hai ragione, però nel momento in cui ha detto di mio non accettare di niente, mi sono sentito in dovere di accettare subito, perché non voglio che si offenda, perché ci tiene. Ci tengono tutti. Buongiorno dottore. Buongiorno dottore. Allora, intanto salutiamo, andiamo, tutti e due andiamo. Tutti e due. Nostro Sua Eccellenza, guarda, Padre Giuseppe. Il nostro Sua Eccellenza, non si può dire. No, è come si dice, no, il nostro. Il nostro non lo deve sapere. Allora, salutiamo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Schillaci. E lo salutiamo. Nostro pastore, nostro vescovo, nostro amico, nostro fratello. Un bacio. Oggi abbiamo. Si può dire, no? Oggi siamo assieme. Oggi abbiamo un appuntamento, importante, poi ne parliamo con Giovanni. E poi saremo in grado di mostrarvi televisivamente di che si tratta, e quindi non vi anticipo nulla. No, anticipiamo nulla. Albino adesso si cimenterà da par suo. Ma io, se non mi sbaglio, sento una puzza. Ma tu la senti, Totò? No. Nell'aria. Io c'è un fato, una cosa fede. Uno? Un fato, come si dice? Un fato. Come si dice? Come si dice che tu che? Un fato. Un feto, come si dice? No. Un feto! Lui è tu! Come si dice? Lui c'ha un feto. Come si dice? No, un fato. Per dire cosa? Io c'ho un fiuto. È un fiute. Come cazzo mia? Come c'è brutto a mente, da fiuto mi arriva a feto. Sento un odore brutto. C'hai, diciamo, le narici molto sensibili. Sensibile, sì. C'hai radice proprio. C'è radice. C'hai radice proprio libere. Libere pulite. Carissimo compagno di agente, buongiorno. Già, buongiorno a voi. C'hai le narici sensibili. Allora. Come un cane che la verga, un cane che come. Come un cane tu, come un cane tartufo. Come mia stella, la mia stella. Come la mia stella. Allora, dopo le radici. Dopo le radici. Nasale. Nasale. Ah, beh, insomma, nasale. Sì, mi piace. Nasale. Che ti volevo dire? Andiamo alle sante di oggi. Sì. Abbiamo salutato il nostro pastore, ma è un vero pastore, guarda. Ma no, pastore. Diciamo che mancano i pecore. No, i pecorini ci sono tutti, ha ricogliuto tutti. No. Ci manca è un lavoro molto che deve, diciamo giorno per giorno. Il nostro pastore anche una crapa può rimanere ora, basta che i pecori si ricoglie, basta che si ricoglie nei pecori, va bene, andiamo alle chiese, ricorda i santi di oggi. Santo Celestino primo papa, beato Raimondo Palmerio. Auguri a chi? Raimondo? A Vianedo, poverino. Mi giocava proprio. Mondo non aveva mai morire. Sta torca, sta gente che ti facevano ridere, veramente non dovevano morire. Raimondo mai. Vianello, E Sandra Mondaini. E sto corrotto, Sandra si ricorda, ma vi faccio dispetto. Con tutto che aveva, non ci vuole. Non è come a noi, ma che facciamo una cosa,
cercare, ma lui che non ci mancava niente, eppure era, soffriva di ansia. Sandra Mondaini. Soffriva. Parolo d'onore, mi stavi aspettando, che cazzo vuol soffriva dire? Soffriva di ansia, ma però lei era una gioia. Comunque non, non dimentichiamo. È stato da veramente personaggio, davvero di spettacolo, di televisione. Hanno adottato. Ecco, bravo. Hanno adottato. E hanno fatto bene, Tony. E hanno lasciato tutto a loro. Sì. Quindi hanno salvato. Ci fa onore. Ci fa, non come ho fatto a Bertosolte, che si imbrigano cognate, nipoti, si imbrigano. Pecunia non olet. Perché precuri onores. Invece a Bonanima di Sangue Mondia. Pecunia. Salve. Pecunia non lo. Salve. Pecunia non olet. Che vuol dire precuri? Eh? Precuiono le noite. Che vuol dire? Precuria le noite. Le noite. Che ca. Pecunia. Pecuni, ah, erano speculiavano, va? Vuol dire, in dialetto. C'è qualcuno che ha un'arma da fuoco? Che ne sa, certo. Pecunia non olet, quando tu hai detto si imbrigano perché gli arati su. Pecunia non olet, i soldi non puzzano. Non puzza. Non, hai capito? Quindi ognuno si arraffa, vai. Se no, chi è l'altro santo? Beato, dai, già hai detto. Sì. Santa Simona, eh? Simone, no, Santo Simeone, eh? Santo Simeone, stilita. Ma diciamo che probabilmente stilita, stilita più che stilita, stilita. Mi pare, non vorrei sbagliare. Il vecchio, sì. Il vecchio, va bene. Va bene. Allora, oggi in Italia il tempo è così. Domani. Preciso. Copia in cosa. Solo in Sicilia è buono. Oggi no, in Sicilia c'è temporale. Sì, c'è qualche temporale, però, diciamo, sparso. Mi è arrivato all'orecchio, speriamo di no. Guarda, signori, pregate. Ma domani è buono il tempo. Diceva che domenica forse il tempo. Perché? Perché dove va? Andiere domani. C'ho il mio compare. Ieri quello compare tu è compare giusto. domani mi auguro, è giusto, ma arriva una bella grandinata. Non mi arriva una bella giornata, ma quasi mi metto il costume domani. No, se ti metti però costume. Solo con compare mi ha dimenticato una bella tovaglia randa, ma la porta non mi coverà quando mi spugno giù. Sì, ma poi come stai senza protesi? No, non è la protesi la mia, la protesi cacci su due cose, Tonè. Il tutore è uno e la protesi è un altro, perché la protesi è quando uno ci manca una gamba, ci manca proprio il braccio e ci mettono la protesi. Diciamo, invece io ho il tutore, che sarebbe l'apparecchio, il tutore, perché io la gamba ce l'ho. Praticamente. E non è così, Tonè. Bravissimo. Ma tu perché la protesi, è uno quando ci manca una gamba, un braccio, una cosa, e ci mette una mano. La protesi praticamente sostituisce l'arto. L'arto, bravo. Tu o no? È giusto. Sostituisce l'arto. Almeno io la gamba ce l'ho, solo che io ho il tutore per camminare. Per camminare perché c'ha un. Praticamente la sua gamba non ha la forza. Non ha la forza per. Perché i nervi non ci sono più. Non c'è, tutti callano i nervi. Allora. Va bene, andiamo. Voi sapete che la mattina mando la pubblicità per i nostri sponsor, che le salutiamo. Guarda che abbiamo fatto mezza trasmissione. No, le salutiamo, gli sponsor le salutiamo, perché è giusto che le dobbiamo salutare. Dato che non le fa il mio editore, le faccio io. Faccio i veci sue. Faccio le feci sue. Prima di dire le veci, i veci si dice, non le feci. Io mi sono imbrogliato una volta. Detto faccio le feci sue. Culicanze, praticamente, però ci vuole fortuna, c'è anche pure lo posto suo, è una cosa incredibile, scusate, ma quando ci vuole cazzo. Vabbè, allora. Pubblicità, a fra poco. A fra poco. Ottica Center, i tuoi occhi al centro. Ci trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro.
Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Come fate? Ma si va a ciappa anche un corpo di zeddo, no? Come faccio? Un corpo? Di zeddo. Un corpo di zillo. Che ce l'aveva lo posso dire che la parola, perché andiamo in onda che mentre che mangiano la gente. No. Un corpo di zillo. Per l'anima da madonna, sapete che vuole dire? Un corpo di cagarelle, che cosa? Sono scandalizzato. Ma per cortesia. Che cosa c'entrano i soldi con certo, le cagarelle? Perché fanno una cosa, ieri una porta pigli una cosa. Mare da mia, che ieri ad un bagno. Tu dici, se ti vai la cagarella, magari guarda, voglio ristimarti male. Quando vai a Naparti, io, anche pure mia moglie, dice, ma avere anche uno soldo, se no succede anche una cosa, sta facendo. E se io quando ne esci, pure mi passiamo poco corso, deve sempre 100-200 euro. No, mai, non ho avuto mai questi soldi, perché non, a me non mi piacciono i soldi. I soldi, a me mi piacciono soltanto i giusti. I giusti. Mi posso camminare tranquillo, bello, basta, i giusti. Magari capita che voglio, ci può offrire un caffè. Ma che mi devi fare? Cosa me ne debbo fare? I soldi, senza che ti incazzi. Momo, cosa detto, me ne debbo fare? Ci ha detto all'editore, accanto a me le sigarette, comunque ti devi fare, no, scusa. Ma io scherzo. Io scherzo, vedi, se mancherebbe. Vedi come è furbo, è un furbo. Io scherzo, se vado ai tabacchini, ci come le dai le sigarette. Prendete il tabacchino. Vedi che all'ultimo che aiuto un ti ha dato. Sì. Quindi non mi ha ringazzato. No, ma è vero? È perché è stato sconcioso. È stato sconcioso, avete visto? Vabbè, ma comunque. Mi ha chiesto scusa. Gli ha chiesto scusa ad Albino perché non lo conosce. Va bene, Albino c'ha un conto corrente lungo di Cala Madonnina. Pure c'è due. Madonnina 50 metri c'è. Dai un conto corrente, ancora più lungo, a piazza d'arma arriva. Chilometri. Io vi saluto. No, vi saluto, che stavi dicendo? No, tu saluta, hai detto saluto, bene. Io vi saluto, ci vediamo fra poco con me. Io vi annuncio. Annuncio Vobis. Il mio editore Giovanni De Grazia, che fra un mese e mezzo rientriamo nelle cose belle. Il mio compare. Quando avanzo mi posso chiamare più il direttore, editore, compare. Sì, compare, però ti pare essere la televisione, mi dice, compare, posso venire qua, compare. Sì, compare. No, lo devi sempre, no? Lo devo sempre rispettare. Tu devi sempre salvare la forma. La forma, è giusto. Che poi, nella vita di tutti i giorni siete con Celio San Giovanni. Però quando è qua, ognuno deve rispettare i ruoli. Amo deve si permettere di mangiare compare. È giusto. È giusto il mio editore, sì. Allora, ecco a voi Giovanni De Grazia. Bello, e che ha detto niente. Ma si sa che è un grande, ma c'è bisogno, me lo dico. Lo conoscono tutti che è un grande. No, dillo, perché c'è qualcuno che è sordo. È un grandissimo. E qualcuno è cieco, vai. È un grandissimo. Hai capito? Hai avuto pure tu. No, hai udito. Questo stronzo. Ma dico una bella parola. No, ho letto anche nel suo pensiero. Che vuole dire? No. Però dico fermati. No, fermati. Lo posso dire, che dico, è bello. È un grandissimo buono di mamma. È un grandissimo. Buono di mamma. Voglio salutare la mamma. Ecco, saluta la mamma. Bello, saluta tutti la i mamma. Giorni. Cioè, guarda se sciò. Buono di mamma, illo. Tatella. Oh, in armenda, ma benvenuto. Cioè, praticamente lui vuole dire in dialetto, un figlio di buona mamma. Ha detto un figlio di buono, di mamma buona. Che di detto? Mamma buona. Di mamma buona. L'ha tradotto in italiano. Saluto la mia nonna, va, la chiamo nonna. Perché poi se la puoi chiamare nonna. La mia nonna. Ciao cara. Tetella. Tetella. Signore, ciao, vi voglio bene. Vieni, sei una mamma veramente speciale. 50 minuti che stamattina fino all'anima della Madonna. C'è Giovanni con sabato proprio sa piglia comodo. Buongiorno. Albino, dopo è sabato. Sì, vabbè, però giù ho capito, ma ha lasciato 50 minuti qua, non ti posso giù. Albino, però avete detto qualche notizia, avete avuto la presenza di editore, io ho detto,
si vede. Ecco, siete gli uno per l'altro. No, non si può. Perché non si vede in mezzo a braccio me, no, ma che se ne uccide due braccio, aggiusta lui. Mettimi una protesi, lui, che è veloce, dai. Dai, comunque. Aggiusta. Aggiusta. Ecco, ecco, allora, ho messo la protesi, mi chiede. Allora, no, è stato un discorso interessante che avete fatto con Maurizio Carnevale. Vabbè, certo. È stato interessantissimo. Maurizio, figurati. Poi avete dato la notizia dell'operazione fatta da parte dei carabinieri dei NAS per quanto riguarda il sequestro del Viagra. Sì. Perciò, insomma, avete detto qualche notizia in modo molto ironica, ma ci sta, insomma, no? Allora, signori miei, allora, quando abbiamo parlato, voglio dire, simpaticamente o meno, poi sta, secondo i punti di vista, del Viagra, eccetera, è perché ieri c'è stato il sequestro di una farmacia, mai da ieri, si tratta di farmaci rubati, e finivano nel circuito del mercato nero, quindi la farmacia, era un business. La farmacia Palmieri di Maida. Sì, in tre sono finiti agli arresti domiciliari. Attenzione, la maggior parte erano medicinali dopanti e per disfunzioni erettili. Beh, quando io quel Viagra abbiamo scherzato con Però l'operazione è molto seria, molto importante. A proposito di questo, noi stiamo mandando adesso le immagini del momento del sequestro degli scatoloni contenente appunto le confezioni dei medicinali appunto sequestrate. State vedendo già l'immagine, poi c'è stata la conferenza stampa a seguire da parte del procuratore Curcio e dell'arma dei carabinieri. Complimenti all'arma, per dopo mesi di accertamento logicamente sono arrivati i risultati ottenuti appunto ieri, e noi abbiamo appunto una battuta fatta dal procuratore Curcio appena finita la conferenza stampa del sequestro e degli arresti delle persone. Mandiamo questa piccola dichiarazione del procuratore Salvatore Curcio, procuratore di Lamezia Terme. Vai. Indubbiamente il NAS ha dato un contributo rilevante ed è particolarmente attento ovviamente ai profili della tutela della salute pubblica, e l'attività investigativa che è stata chiusa in data odierna lo dimostra efficacemente. Il commercio abusivo di farmaci anche di un certo rilievo e di un certo costo, al di fuori dei canali ufficiali, quelli farmaceutici, è sicuramente una fonte di rischio non indifferente. Con l'attività odierna è stata individuata, è stata sgominata un'associazione per delinquere vera e propria che, commerciando abusivamente farmaci di un certo tipo, sia mediante vendita diretta al dettaglio ai singoli consumatori, sia mediante vendita a determinati esercizi farmaceutici, che in nome di una logica del profitto e del risparmio sull'acquisto di farmaci si riapprovvigionavano appunto da questa organizzazione, è stato dato un segnale forte e preciso, e soprattutto è stato interrotto un pericolosissimo commercio abusivo di farmaci che avrebbe potuto procurare guasti non indifferenti. I farmaci più ricercati indubbiamente sono quelli relativi alla disfunzione erettile, che poi l'organizzazione provvedeva autonomamente a cedere a titolo oneroso al dettaglio, ma anche altre tipologie di farmaci che poi erano invece ad appannaggio degli esercizi farmaceutici. Tutto è partito dalla denuncia di un'azienda farmaceutica che aveva rilevato alcune anomalie tra quanto fornito, quanto fatturato e quanto percepito. Ho sentita anche sentito il titolare dell'esercizio farmaceutico interessato a questi acquisti, si è rilevato che parte della merce, pur risultando fatturata, non arrivava a destinazione. Da qui è partita una capillare attività da parte dei carabinieri del NAS, che hanno proceduto ad attività tecniche di captazione, suffragate poi da quelli che sono stati dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento sul territorio, dei servizi dinamici, e confortati anche dal sequestro di farmaci e dalla individuazione di specifiche fattispecie di reato che sono state oggetto di contestazione, anche relativamente all'utilizzo e alla somministrazione di prodotti dopanti all'interno di palestre e quant'altro. Bene, Tony,
Abbiamo visto. E è chiaro, noi abbiamo fatto un po' di, voglio dire, abbiamo messo una punta di ironia nella cosa, trattandosi del Viagra, perché sapete la maggior parte di che cosa sto parlando, anche se il Viagra serve anche e soprattutto per altre patologie, ci mancherebbe altro. Medicina, ma diciamo che è conosciuto proprio perché... Non è che non si può usare, bisogna fare il giusto uso sotto prescrizione medica. Non c'è dubbio, giù. E come diceva ieri il procuratore, nel momento in cui non esce dalla farmacia sono dei medicinali che al caldo, infatti fu fermata una macchina con tutti questi medicinali in macchina di un corriere di medicinale, che poi è stato anche arrestato ai domiciliari, uno dei tre, che praticamente può avere subito una variazione per, diciamo, la funzionalità del medicinale, che può diventare anche pericolosa e mortale. E non c'è dubbio, non c'è dubbio. Perciò un'operazione molto giù, ci manca pure i farmaci, il mercato nero. Ma per la figura di che business che c'era, perché una confezione di Viagra costa. Costa quello che costa, non si scherza. Costa 50 euro. E loro lo vendevano a mercato nero. Allora, c'è una sentenza della Cassazione, dato che c'è quest'uso, diciamo, voglio dire, quotidiano di WhatsApp, scusami, di WhatsApp Giovanni, per di WhatsApp, cose, chat, eccetera, è simpatica la cosa, però interessa tutti quanti. Allora, la sentenza della Cassazione che accoglie il ricorso di una donna. Illecito leggere la chat della moglie. È un reato. Non si può copiare quanto scritto anche se lascia il PC personal computer acceso. È un reato. Avete capito? Quindi andateci cauti tutti quanti, perché siete soggetti a denuncia. Poi, Tonio, per andare avanti dobbiamo essere vicini all'arma dei carabinieri su quello che è successo a Roma. Veramente questi due studenti americani che per droga hanno ucciso questo carabiniere con tante coltellate. Veramente una cosa assurda che non dovrebbe, questo è sposato da pochi giorni, insomma. Cioè, ma un ragazzo... La droga è un giovane. Qua si tratta, diciamo adesso, stiamo parlando di due americani. Intanto ieri sui social non vi dico quello che è successo. Qua quando c'è un omicidio di questo tipo, immediatamente tutti quanti sparano, un nordafricano, l'extracomunitario, eccetera. Guarda caso, poi la videosorveglianza, le indagini, eccetera, sono praticamente arrivati all'arresto di questi due ragazzi giovanissimi americani, di cui uno ha confessato di essere l'autore del delitto. Cioè quello che ha utilizzato il coltello, pare che sono state 7-8 coltellate, questo giovane carabiniere sposato da circa un mese, e quindi ha ammazzato barbaramente. Era là per il suo lavoro, poi. Siamo adesso, sono curioso, dato che con gli americani, per la verità, ci sono episodi che hanno fatto storcere il naso in passato per il comportamento degli americani, perché gli americani ritengono di dover comandare anche a casa nostra o a casa degli altri, hanno questo vezzo gli americani. Gli americani si sentono i miei, e questa è una cosa che io non ho mai sopportato. Ecco perché mi stanno sui cabasisi gli americani, proprio per questo loro atteggiamento di superiorità. No. Non dimenticate la vicenda del Cermis, quando quell'aereo tranciò i cavi di una funivia che ha causato un sacco di morti, eh? Cioè praticamente là non abbiamo visto nulla. Speriamo adesso che gli americani non rompano le palle, eccetera. E poi sul caso di Perugia, no? Sì, e poi agli amici sui social, rilassatevi. Abbiate come stella cometa il concetto di garantismo. Partite in quarta, siete tutti dei Robespierre, tutti quanti con questa cazzo di ghigliottina. Utilizzate Facebook come una ghigliottina e sparate, minchiate quotidianamente. Quando si scherza, ma quando si parla di cose serie, cercate di essere molto più prudenti, cazzo, eh. Avete visto? Tunisini, extracomunitari, coti, là, Marocco, cose, due americani. Sono usciti fuori. Quando si ammazzano le persone, chiunque ammazza
è una montagna di merda. Il colore della pelle che c'entra? La nazionalità che c'entra? Cioè sono due pezzi di merda questi che hanno commesso questo efferato omicidio. Perché? Per 100 euro. Di questo stiamo parlando. 100 euro. Adesso ne è 30 anni di carcere. Per... Giova, me lo auguro, non hanno nessuna... No, guarda, tutti aggravanti ci sono. Non c'è nessuna circostanza che li può aiutare. È un omicidio efferato anche per futili motivi. Stiamo parlando di 100 euro. 100 euro. Vabbè. Ma... Allora, andiamo... Qua c'è l'anima sua, questo povero ragazzo, e ringraziamo veramente l'arma. Io ho pubblicato ieri un post, finalmente mi hanno liberato dopo 3 giorni, mi hanno inflitto 3 giorni di carcere quelli di Facebook, quindi sono tornato ieri e ho pubblicato un post con un carabiniere e un poliziotto abbracciati, no? E ho detto onore a voi, grazie per quello che fate. Ecco, noi non finiremo mai con ringraziarli, perché per uno stipendio, non dico i rame, per un modesto stipendio questi ragazzi, questi uomini, no, sono a presidio della legalità, sono a tutela della nostra incolumità, quindi rispettiamoli. Allora, parliamo dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. C'è un articolo sulla Gazzetta del Sud: attivo il servizio di dialisi estiva per i non residenti. Questa è una cosa importante. L'azienda sanitaria ha previsto il supporto ai turisti nefropatici. Antonio Montuolo: si tratta di un'opzione terapeuta di alto valore etico e sociale. Va bene, vedi, questi qua sono, vedi. Cioè, si chiama dialisi turistica, ma detta così può sembrare, no, invece è qualcosa importante. Di molto, molto, molto importante. Importante. Molto importante. Poi parliamo di sindacato, agenda urbana, i dubbi della CGIL sulla situazione del programma. Su 50 proposte presentate ne sono state scelte solo 18. L'annuncio, chiederemo la nomina del commissario ad acta. Sì. Praticamente il progetto è qualcosa ovviamente di positivo. Ieri si sono visti presso il caffè letterario a San Domenico qua al chiostro. L'agenda urbana è qualcosa da seguire con molta attenzione. Nei prossimi giorni l'ente sarà invitato a sottoscrivere un protocollo a tutela e legalità. Anche perché poi l'agenda, questa agenda urbana, no, deve, come posso dire, è come se fosse una cabina di regia, no? E quindi deve controllare tutta la gestione di bandi che ci saranno, e quindi è molto delicata. Io vorrei però dire a tutti quanti: cercate di lavorare assieme alla classe dirigente lametina. Cioè, ci sono tante categorie professionali, ordini professionali molto importanti, gli architetti, gli ingegneri, i geometri. Cercate di fare squadra, un camminato ognuno per cavoli suoi, insomma, come se diare, va. Io non lo so. Allora, qua c'è un focus, Giova, sui pensionamenti e carenze di personale negli uffici comunali, quello che stiamo ripetendo, sì, da tutti giorni. Praticamente giorni. Da qui a poco oltre 50 dipendenti comunali andranno in pensione per la quota 100 e non solo. Sì. Perciò il nostro ufficio amministrativo comunale rimarrà scoperto di 50 persone, perché poi sono la storicità, diciamo, ed è giusto che vadano in pensione. È la storicità della città, però avremo un handicap sulle... Guarda, tra i dirigenti che andranno in pensione il 1 agosto c'è anche l'architetto Vitetti, che è delegata da febbraio 2018 per il settore di programmazione strategica, e si è interessata anche dell'agenda urbana. Caterina, la saluto ovviamente, gli diamo un in bocca al lupo, che si goda, che la si pensione, goda con la famiglia. La pensione, e poi Caterina, poi
ha incominciato a parlare, è entrata nel merito con grande senso di responsabilità, ha tenuto a precisare che al comune c'è bisogno come il pane dei dirigenti, perché non sono anche la memoria storica tra quelle scartoffie eccetera, e quindi speriamo. Ricordiamo che anche il dirigente Zucco da qui a poco sarà trasferito, sì, andrà a prendere il posto del comando al comando dei vigili urbani di Reggio Calabria. Giù Achille è ormai città metropolitana, è chiaro che da un punto di vista dell'ambizione professionale è anche giusto, che ci vuol dire, però la mezza rimarrà scoperta da un altro dirigente e la cosa è critica. Io ripeto, non ha un dirigente chiaramente, però ha un vicecomandante che Aldo Rubino, che salutiamo, è nato nei vigili urbani, è un esperto, quindi da questo punto di vista diciamo poi si vedrà con la nuova amministrazione eccetera eccetera, ma da questo punto di vista Aldo Rubino poi è uno credo che la sappia cavare. Allora vogliamo fare gli auguri all'avvocato Dina Malasco, che è stata eletta presidente dell'ordine forense di Lamezia Terme. Sì, hai fatto bene a ricordarlo, è la prima volta che una nella donna storia lametina che una donna ricopre questo incarico del presidente dell'ordine dei forense, presidente degli avvocati di Lamezia Terme. Complimenti, in bocca al lupo a Dina Malasco, eletta presidente. Ovviamente, visto che ci siamo, del Consiglio fanno parte Giuseppe Pandolfo, che salutiamo, esatto, Giuseppe esatto. Borrello, Massimo Sereno, Tiziano Lio, Mara e poi via via ce ne sono altri. Antonio Del Caso, Nicolina Perri, Natalino Pileggi e Paolo Fiorentino. L'avvocato nel corso della seduta ovviamente è stata eletta segretaria dell'organismo forense l'avvocato Monique Famularo. Sì. Mentre l'avvocato Giuseppe Pandolfo è stato eletto tesoriere. In bocca al lupo e buon lavoro. Auguri e buon lavoro. Buon lavoro. Approfittiamo anche per salutare Antonello Bevilacqua, che è stato un ottimo presidente dell'ordine degli avvocati, che diciamo ha finito il suo periodo e quindi ha passato, come si dice in questi casi, il testimone a una donna. E questa è la prima volta che succede nel nostro tribunale. Intanto Sua Eccellenza il Vescovo oggi sarà, per quello che sappiamo, prima sarà alla Tamburelli alle 16.30, perché ci sarà questo trasporto della chiesa di Sant'Antonio, sì. Andrà visto il santo, andrà vista proprio alla Tamburelli, non solo alla Tamburelli, parliamo dei due case per i pensionati, che sono sia la Tamburelli che quella comunale, sì. Perciò oggi c'è questa, insomma, tenu un'agenda e poi, piuttosto fitta di impegni. Poi subito dopo, in occasione della festa in onore della Beata Vergine, ormai tradizione religiosa e culturale per quanto riguarda la nostra regione, sarà Iacurzo, dove sarà con i fedeli di Iacurzo. Esatti. A poi. Allora poi qui c'è un'altra notizia di sport importante, gli arbitri lametini, Vecchi e Molinaro, sapete, è scritto sui giornali che si approdano in questa bellissima avventura di assistenza in Serie A, e per Lamezia è un motivo di soddisfazione. Bravi. Pure in bocca al lupo pure a voi ragazzi. Bene, abbiamo finito, Tonino. Sì, allora auguriamo a tutti quanti ovviamente un buon sabato, soprattutto una buona domenica domani, tutti al mare a vedere le chiappe chiare. Anche il nostro Albino domani sarà in costume, vero? E allora sarà una giornata che non vi dico. In costume, non ho capito se usa il boxer. Il box. Un box di garage, vabbè. Ci vediamo lunedì. Buona domenica a tutti. Vai Albinuccio. Sì, vado. Vai mamma. Vai Albino. Allo mio portone, lo vedo che ne è, allo mio portone, e lo zumona che è nega di tu bella riola, ti vo fatta la limosinella, e lo zumona che è nega di tu bella riola, ti
si può fatta la limosinella. La limosina ti la faccio, ma va, va, tende. La limosina ti la faccio, ma va, va, tende. Che tieni una figlia bella e neanche di tu bella riola. Che tieni una figlia bella assai malata. Che tieni una figlia bella e neanche di tu bella riola. Che tieni una figlia bella assai malata. Questa è malata fa la confissare. Questa è malata fa la confissare. Ti la confesso io e neanche di tu bella riola. Ti la confesso mo prima muore. Ti la confesso io e neanche di tu bella riola. Ti la confesso mo prima muore. Si la Madonna la fa stare buona. Si la Madonna la fa stare buona. La faccio fare mo, neanche di tu bella riola. La faccio fare mo, poi monachella. La faccio fare mo, neanche di tu bella riola. La faccio fare mo, poi monachella. Tu dici lo sti porte, sti barcone. Tu dici lo sti porte, sti barcone. Adamo ne scella, neanche di tu bella riola. Adamo ne scella confessione. Adamo ne scella, neanche di tu bella riola. Adamo ne scella confessione. A mamma reda porta chi giangia. A mamma reda porta chi giangia. E tu non mi domo, neanche di tu bella riola. Tu non mi domo, poi non va sento. E tu non mi domo, neanche di tu bella riola. E tu non mi domo, poi non va sento. Ho te lo profazio manco io. Mica mi sente, che stamattina mi sente. O te ti saluto, va, ti faccio un bel saluto, veramente. E poi la soddisfazione di vedere al nostro attore di tutto, Michele Placido. Placido si dice, no? Michele Placido, che lo salutiamo. E io che cosa vi devo dire? Vi raccomando, giovani, voi sapete che sabato faccio raccomandazione a questi belli giovani. Vi raccomando, vi raccomando. Con la macchina camminate piano, piano, si arriva, che si dice? Camminando piano si arriva lontano. Vi raccomando, usate i cinturini di sicurezza e non un cellulare, mettete da parte, lo mettete da parte e niente. E senza che usate, mentre che guidate, che è pericoloso. E poi i giovani che guidano le moto, vi raccomando i caschi sopra la capo. Che noi cascate e non guai, camminate piano, e cosa avete detto? Io vi auguro una buona giornata. No, no, quello no, quello non lo usate, quello che vi deve chiedere il capo. Mi diceva, mi suggeriva il mio editore, i Viaga, non lo usate, vi raccomando. Io che cosa avete detto? Vi lascio una buona giornata, una buona domenica, divertitevi, vi raccomando. E ci vediamo sempre se Dio vuole, lunedì prossimo, ciao. Ciao a tutti!